Questo stravolgimento ha richiesto un enorme sforzo da parte del laboratorio in termini di energie e di risorse. Abbiamo dovuto implementare, quindi mettere a disposizione dei test diagnostici che fossero affidabili e che potessero rilevare in modo tempestivo il virus. E in questo percorso abbiamo dovuto sicuramente affrontare tantissime difficoltà noi del laboratorio. Ci sono stati dei momenti, soprattutto all'inizio, quindi fine febbraio-marzo, dove non avevamo i test, dove non trovavamo i test sul mercato, le aziende fornitrici sono andate in back order. Quindi abbiamo dovuto vivere periodi in cui non trovavamo reagenti per le estrazioni, per le amplificazioni, per processare i tamponi molecolari. Abbiamo passato momenti in cui non trovavamo la strumentazione necessaria per affrontare questi test, per processare questi test, e in alcuni casi addirittura abbiamo avuto difficoltà nel reperire materiale plastico, quindi provette, semplicemente provette e tamponi. Quando abbiamo trovato questi reagenti abbiamo dovuto valutarne in tempi rapidissimi e anche in modo preciso la qualità e le performance che avevano questi kit, quindi fare un calcolo della sensibilità e della specificità di questi kit che si sono trovati sul mercato. Abbiamo dovuto anche organizzare una capacity adeguata alla richiesta dei tamponi, quindi mettere in piedi strumentazione nuova e reperire, e questa è stata una grossa difficoltà, reperire anche personale che avesse le competenze per poterli utilizzare, per processare, per portare a termine appunto questi test. È stato soprattutto all'inizio un susseguirsi di delibere regionali, quindi ogni settimana avevamo una delibera che usciva e dovevamo essere sempre pronti a fare seguito a queste richieste da parte di Regione Lombardia. Una di queste richieste è stata l'implementazione di sistemi informatici che permettessero la comunicazione dei flussi dati appunto alle autorità sanitarie, quindi a Regione Lombardia. Entro le 10 del giorno seguente dovevamo inviare tutti i dati, dobbiamo inviare ad oggi ancora tutti i dati ottenuti, quindi tutti i risultati ottenuti con i test riguardanti il Covid, con i dati del paziente, quindi con le anagrafiche e i recapiti. Abbiamo dovuto riorganizzare l'attività dello staff perché soprattutto nel momento del primo lockdown la maggior parte delle unità si sono spente, quindi l'attività lavorativa è andata praticamente a spegnersi, mentre la richiesta di lavoro nelle unità di biologia molecolare erano esplose, quindi abbiamo dovuto rivedere l'organizzazione dello staff, selezionare le persone che avessero le competenze per poter portare a termine questi esami e formarli in tempi rapidissimi. Ultimo ma non meno importante è stato quello di la difficoltà di proteggere adeguatamente il personale, quindi avendo cura anche dell'impatto psicologico che questa pandemia ha portato anche ai nostri operatori. La nostra azienda io ringrazio sicuramente la mia azienda perché fin dall'inizio non è mai mancata la distribuzione dei dispositivi di sicurezza e mai un giorno sono mancate le FFP2, quindi le mascherine per proteggerli.